Il Consorzio del Brunello organizza per il prossimo 28 e 29 aprile la celebrazione della ricorrenza del 50° anniversario della sua fondazione. Quindi ci sarà una parte, diciamo, storica il venerdì 28, che è in occasione appunto della giornata celebrativa storica, e dove verranno, diciamo, omaggiati i fondatori in pratica. Quindi verranno dati dei riconoscimenti ai fondatori o ai loro discendenti, mentre nella giornata del sabato faremo un convegno sul futuro del Brunello. Un futuro che, a mio giudizio, se guardiamo indietro a quello che è stato fatto e quindi alla progressione continua e costante della qualità dei nostri prodotti, diciamo, non è che lo vedo roseo, ma sicuramente un futuro, diciamo, sicuro per tutta la collettività di Montalcino, in quanto non possiamo non riconoscere quello che è stato l'incremento della qualità negli ultimi decenni, quindi una qualità che già era buona in partenza, ma che ha raggiunto ormai dei vertici, senz'altro a livello mondiale, che tutti ci riconoscono. Quindi proseguiremo senz'altro su questa strada, quindi sulla ricerca della qualità anche dal punto di vista scientifico, senz'altro. E l'impegno sia in vigna che in cantina. Tra l'altro, a Montalcino abbiamo tante aziende che sono a questo punto condotte in collaborazione con i padri e i nonni, quindi ci sono tanti giovani che si impegnano, e questo mi fa molto piacere e sicuramente ci dà fiducia per il nostro futuro.